E non ti preoccupare, c'è pure il tappo, è pure vuoto. C'è un cacchio. Capito? C'è niente. Parliamo di alcolismo. Tante persone soffrono, le provano tutte e non funziona niente. Chiudo che fa un po' di rumore. Non funziona niente. Ma tante persone non riescono anche a migliorare la loro salute con un semplice trucco. Adesso ve lo dico, ve lo spiego. Ok, ascoltiamo con attenzione. Alcolismo. Chi ha in casa un alcolista che tante, tante volte si è proposto di smettere e non ce la fa, ha certamente in casa la naftalina o cose simili. In una casa dove si trova questo tipo di veleni, è ben difficile guarire da qualsiasi malattia. E anche alcolismo è una malattia che qualificherei come carenza, debolezza di volontà. Per queste persone la più piccola gioia o il minimo dispiacere diventa subito motivo per bere. Dunque, eliminare dalla casa la naftalina, termicidi e questi veleni e non dimenticare di fare sfumigini su fumigi con resina odorosa che deve essere naturale. Va bene? Adesso vi dico, se dovesse avere in casa la naftalina, canfora sintetica, che viene prodotta dai residui di carbone in officine a gas, il DDT o simile per combattere le tarme o altri insetti, o se avete spray anti-insetti, deodoranti per WC o simili, dovete eliminarli tutti accuratamente, tutti questi veleni, e poi fare per 15 giorni su fumigi accurati in tutta la casa con resina odorosa. Eh sì, per combattere quella che è entrato anche nei muri. Per esempio con incenso, che è una resina naturale. Se in una casa sono presenti i veleni che ho elencato, naftalina, antitarme, bla bla bla, tutta roba chimica, è quasi impossibile guarire da una malattia qualsiasi. È quasi impossibile. Invece della naftalina si usino sostanze naturali, per esempio lavanda, foglie di noce, lupolo, asperula, assenzio, sapone, anidro. Abaco, quella che è le foglie, capito? Profumo, canfora naturale ricavata dall'albero anonimo e innocuo, c'è l'albero di canfora, no? Una piccola esperienza in temi dei veleni antitarme. Mi trovai per una settimana di vacanze presso mia madre e mia sorella. Come sempre, avevo con me alcuni libri sulle varie terapie per studiare. In particolare mi interessava la iridodiagnosi, quella da guardare nell'occhio e dire tu hai quella, vabbè, del dottor Wirtz. Lessi alcune pagine e invitai mia sorella a leggerle per mostrare cosa diceva dei veleni antitarmici e la invitai a eliminarli. Mia madre osservò: abbiamo sempre avuto della naftalina e nessuno di noi è mai stato malato, ha detto mia mamma. No? Io invece sapevo benissimo che non passava mese per mese senza che il medico venisse in casa a visitarla. Mia madre soffriva alle gambe e ai piedi fin dalla mia infanzia, dalla mia nascita. Mio padre era stato un alcolista. Avevo promesso innumerevoli volte a noi figli di non bere più, spesso piangendo amaramente. Ora nel libro del dottor Wirtz, Wirz, stava scritto che anche l'alcolista è un malato. Il bevitore può proporsi 100 volte di smettere, ma il minimo dispiacere o la più piccola gioia possono rappresentare l'occasione per ricadere. Ben proprio così fu per mio padre, fino alla sua morte. Era un bevitore
Era un bevitore, però era anche bravissimo capomastro muratore, ma di rado aveva denaro perché lo buttava in alcol. Così mia madre dovette allevare noi figli facendo altri lavori. Non dico cosa. Dopo questi colloqui, che è la lavandaia, dopo questi colloqui, mia madre e mia sorella sul libro di Dr. Wills riguardò ai termicidi seppi che avevamo avuto un buon padre e se non avessimo mai avuto naftalina in casa. Eravamo dunque poveri solo a causa di questo veleno. E ora, per questa che non avevo potuto proseguire gli studi come avrei desiderato, così non mi era rimasto se non procurarmi tutti i libri, coi miei pochi mezzi che consentiva. Ero felice quando potevo comprarne uno e andare a una conferenza per saziare la mia sete di apprendere. Il mio principio è sempre stato sfruttare il tempo, non ammazzare il tempo. A questo principio mi attengo ancora oggi e ringrazio ogni giorno Dio di poter lavorare, imparare, insegnare, in questo modo aiutare gli altri. E siamo a 6 minuti. Facendo un riassunto, tutta l'industria chimica antitarme, specialmente la naftalina, cose varie. Se lo elimini dalla casa e lo sostituisci con le robe naturali, poi anche i rimedi, magari anche i farmaci della farmacia fanno effetto. Ecco, e io qua mi metto, vi ricordate? Perché 30 millilitri al giorno con il farmacista di torno, io non temo il medico quanto il farmacista, perché è il farmacista che ti fa spendere di più. Allora, e qua sopra metto dopo dell'altro alcol che si fa, diciamo, qualità 2, qualità 3. E questo me lo tengo già pronto, scrivo l'etichetta sopra, tintura madre peperoncino, e ce lo avrò. Solo che adesso i peperoncini li devo mettere a posto. La 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 la. Tac tac. Che non si perda una goccia. Vediamo quanti minuti siamo. 7 minuti. Vabbè, chi ha capito, ha capito. Chi non ho. Vedi? Questa qua è oro di tesoro. Adesso io mi faccio un goccetto. Però devo mettere anche dell'acqua. Ah, ieri ho bevuto, Rocco, quando avevo fatto vedere un po' di questa tintura madre diluita con un po' di acqua, non ce l'ho ancora qua, me ne metto, vedi qua, non lo so se ci sono 15-20 millilitri. Vabbè, cercherò senza pane, però pizzicherà. Non ce la faccio. Resisti. Va bene, va bene. Se è cambiato qualcosa nella mia faccia. Mamma cica! Aiuto. Vabbè, passa. Questa previene anche infarto. No, ho visto che ieri mi sono sentito bene, ho detto perché non fare anche oggi. Comunque, a che cosa ti serve la naftalina in casa? Io non riesco a convincere mia moglie a buttarla, capito? Con i suoi spray contro le formiche, cose varie, Baygon, eh? Però che, lei si lamenta più di dolori di me. Se anche tu non ascolti il tuo marito, non ascolti neanche me in questo video, poi fate voi.